Bella per voi ragazzi, eccoci qua su Retro Flash e oggi vi presentiamo un gioco de Manu, che è un gioco de merda. Vai che no, vabbè, non era proprio de merda, dai, era carino. Come a te può piacere questo gioco? Era sto Pepsi Man che... Quando, cioè, veramente, ci giocavo quando ero ragazzino. Ancora non riesco a capire qual è il senso di sto gioco, perché... il senso era placare la sete raccogliendo Pepsi, no? Esatto, però era così, era, cioè, tutto il gioco così. Però la cosa carina è che da ragazzino ti divertono ste cazzate. Ma no? Non sembra un po' Temple Run? Lo è. Infatti, molto stile Temple Run. Solo che è uscito 20 anni prima, no? Esatto. Eh sì, perché potevi fare pure scivolate basse. Esatto, sfondavi cose cagapoccia. E nulla, e ogni fine livello dovevi semplicemente tipo raggiungere la cosa, come cazzo si chiama, il distributore della Pepsi. E nulla. Enjoy your Pepsi now. Esatto, sì, prendeva la Pepsi e faceva tipo ah, bella fresca. Bella fresca. Sì, tipo così. Non c'aveva senso. E poi tipo in ogni intermezzo, cioè poi c'erano tutte queste persone che lavoravano senza motivo e dovevi scrivere tutto, era un casino, diventavi stupido. Fatti in 2D. Esatto, l'ho fatti malissimo. Non questi. Sì, sì, la maggior questi si parte bloccano sono... avanti a te, non ho capito. Uno cerca esatto, di bere qualcosa. Senza motivo, che proprio. Odio. Era tipo una specie di pubblicità alla fine. Cioè, era pubblicità occultissima, oserei dire, visto che non... Sto chiedendo cosa pubblicizzi questo gioco, devo essere esatto. Sincero. Esatto. Pepsi ovunque, se noi notiamo, infatti, mentre cammina... Cioè, cos'è? Qua erano tipo le scene speciali, vabbè, quando quei pezzi tipo che te cascavano i barili in testa. Non era un barile, era un bidone della munnezza. Era un bidone, vabbè, stai tocca caro. Curare la tua dislessia. Vabbè, e te si invertivano i comandi, no? E dovevi tipo fa attenzione a... Beh, sinceramente come gioco casual un po' così da finire, cioè ci giocherei molto volentieri, sinceramente. Esatto. Ma sì, ma guarda che cosa succede. Sì, sì, succede di tutto, succede, raga, non potete capire, è tipo una cosa mistica. Qualsiasi cosa dentro, entri i capannoni, te li trovi tipo con i barili, i secchi da munnezza in testa. Beh, vogliamo raccontare qualche curiosità sul gioco, visto che cioè, tipo, non esatto, sappiamo cosa dai. Dire. Cioè, era figo e basta. Cioè, era uno di quei giochi che non... Era figo. Che non, non va spiegato, cioè, era così. Molto presi taxi questa scena a San Francisco. Esatto. Sì, sì, infatti. Sì. Poi c'erano i livelli che andavano tipo... Erano un po' su tutto, ovunque andavano. Beh, erano basati tipo, appunto sulle pubblicità di Pepsi Man, cioè sulle sì, pubblicità esatto. della Pepsi, quindi funzionava così. Esatto, ma la curiosità è che appunto era un gioco giapponese e comunque era tutto... Cioè, nel senso, era stato sviluppato in Giappone... Dalla Kid Corp. Esatto, che, era una, che faceva giochi porno. E giochi porno per Sega Saturn. Ed era tutto in inglese perché volevano diventare amici degli occidentali. Esatto. No? Ma chi ve vuole... No. Cliccate mi piace alla nostra pagina Facebook, spizzatevi qualche altro nostro video, iscrivetevi al nostro canale e bevete una bella Pepsi. Pepsi, esatto, Pepsi. Così proprio pubblicità curtissima. Bevete Pepsi, bevete Pepsi. Una Coca-Cola, bella ragazzi. Bella.